È possibile ridurre al minimo i consumi di una pompa di calore? Il sogno di una persona attenta in grado di comprendere l'importanza dell'economia familiare è quello di ridurre i consumi. Su questo si apre un mondo. Ridurre i consumi del carburante dell'automobile, ridurre gli scontrini per la spesa facendo attenzione però a prendere comunque cibo di qualità, abbassare le bollette elettriche ed evitare quindi lo spreco di energia, diminuire le tasse da pagare e tanti altri margini di miglioramento. Ma allora, come posso ridurre i consumi della pompa di calore mantenendo il comfort in casa? Prova a chiederlo a chi te l'ha proposta oppure installata. Il mio compito è quello di aiutare le famiglie a fare delle scelte consapevoli e tenere sotto controllo l'investimento che hanno fatto. Oggi ti mostro i parametri su cui lavorare. Sembreranno banali, ma non li trovi scritti da nessuna parte. Non li troverai nelle schede tecniche o nei manuali d'uso, perché bisogna scavare a fondo e farsi esperienza. Allora dai, clicca sul tasto mi piace e partiamo. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale per ricevere in anteprima tutti i miei nuovi video. I parametri su cui lavorare sono due. Quando accendere la pompa di calore, quindi gli orari, e che temperature impostare sulla pompa di calore. Approfondiamo questi due aspetti molto importanti. La pompa di calore consuma meno se viene fatta lavorare di giorno. Questo per due motivi. La temperatura esterna risulta più alta e quindi la pompa di calore si ritrova un COP e quindi un'efficienza maggiore. Maggiore efficienza significa minore costo in bolletta elettrica. E se hai l'impianto fotovoltaico, c'è la possibilità di consumare istantaneamente l'energia che ti viene prodotta gratuitamente. Naturalmente in alcuni periodi molto freddi non sarà sufficiente per tutti i consumi della pompa di calore, ma comunque dà un aiuto. Devi sapere però che se la casa non è abbastanza isolata, non potrai pensare di accendere la pompa di calore solo di giorno, perché a causa delle dispersioni dei muri perimetrali, del tetto, degli infissi, le stanze all'interno si raffredderanno troppo velocemente. Ad ogni modo, comunque, qualche miglioramento potrai ottenerlo. L'altro aspetto invece che ti accennavo sono le temperature. Come avrai avuto modo di vedere in altri video, la resa e i consumi della pompa di calore dipendono non solo dalle temperature esterne, ma anche dalle temperature di preparazione dell'acqua, sia dell'acqua calda sanitaria che quella per riscaldamento. Più alta è la temperatura richiesta all'acqua e più la pompa di calore consumerà. Risulta quindi fondamentale programmare le diverse temperature durante la fascia della giornata. Alla mattina, quindi, quando farà più freddo e il COP è più basso, converrà mantenere una temperatura più bassa dell'acqua, naturalmente facendo attenzione a mantenere il comfort all'interno della casa. Mentre nella fascia centrale della giornata, quindi dalle 10:30 alle 16, sarà importante aumentare la temperatura dell'acqua che circola nell'impianto di riscaldamento, in modo da riscaldare casa più possibile e ritrovarla calda quando torni dal lavoro. Ora, definire quale specifica temperatura serve per riscaldare casa non è semplice, e lo vedremo in un altro video. Ma c'è una verità che solo le persone più attente sono in grado di comprendere. La possibilità di regolare giorno per giorno questi parametri non può essere affidata a un installatore generico. Sì, perché non verrà mai tutte le sere a casa tua per regolare la pompa di calore e chiederti come ti sei trovato e quanto hai consumato il giorno prima. Ma grazie alla tecnologia, nel 2018 è possibile fare queste operazioni stando seduti in ufficio oppure nel divano di casa. Infatti, le pompe di calore professionali hanno un sistema di monitoraggio a distanza molto avanzato, che ti permette di gestire giorno per giorno temperature, orari, consumi elettrici e comfort in casa e registrare questi dati in una schedina SD. Tra le varie cose, ti permettono anche di vedere quando la pompa di calore si accende. Un'azienda quindi preparata saprà insegnarti come gestire il monitoraggio e ti accompagnerà nella giusta taratura della pompa di calore. Le aziende partner con cui collaboro fanno addirittura un report dopo il primo mese di funzionamento, in cui vengono a dirti quali sono i margini di miglioramento e se la pompa di calore sta lavorando nel giusto modo. Purtroppo però, se hai già installato la pompa di calore e non possiede un sistema di monitoraggio a distanza, non potrai integrarla in nessun modo. Se sei una persona attenta e precisa, dovrai andare ogni sera in centrale termica e fare le regolazioni manualmente.
oltre che a registrare giorno per giorno i kilowattora elettrici consumati. Ti posso capire, non sarà facile. Se invece sei ancora nella fase di scelta della pompa di calore, assicurati che quella che stai scegliendo abbia un controllo a distanza. E nel 2018 deve essere scontato. Facciamo acquisti online e arrivano in un giorno. Possiamo fare la spesa online e ritirarla al supermercato. Prenotiamo le ferie online. Comunichiamo con i nostri amici online. E non possiamo gestire la pompa di calore? Se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. Sarò come sempre io a rispondere personalmente. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei nuovi video. E se vuoi approfondire questi argomenti, vai su samueletrento.it.